Allora, questa rassegna di belli da leggere pretesto, fine testo, con autori che Insegna verranno a Firenze. casalinga di Ron Belli. Rush, La terra d'ombra, per la nuova frontiera, e tradotto da Tommaso Pincio. Ron Rush è autore di culto americano, è un grandissimo cantastorie. In questo caso ci troviamo sui monti Appalachi, in una piccola valle, la Terra d'Ombra, che però che è abitata solamente da questi due fratelli che vengono emarginati da questa comunità che è molto superstiziosa. La sorella viene considerata una strega, e a un certo momento appare questo. Trovano quest'uomo che è stato tutto tumefatto, che è stato pinzato, e lo accolgono in casa e inizia tutta questa storia d'amore, per cui appunto con questo sconosciuto, con questo straniero che non parla ma che suona il flauto in una maniera magnifica. E il suono delle parole e gli affreschi che riesce a fare Ron Rush ti trasportano in un romanzo che è un grande romanzo americano, in cui appunto lui è veramente un grande cantastorie. C'è una traduzione bellissima di Tommaso Pincio, che a sua volta, appunto, diciamo che era il traduttore scrittore più affine che uno potesse immaginare. Quindi è un libro bellissimo da leggere, perché se ti trasporta in questa natura, ti avviluppa in una storia a tratti drammatica, romantica, bellissima. Quindi ve lo consiglio tantissimo, perché magari non lo conoscete. Quindi prima di Allora, vederlo il testo, a volte uno leggetelo. si crede giovane e invece è soltanto incompleto. Questa è la frase con cui si conclude il romanzo. Ottimo. È presa da Calvino, dal Visconte di Mezzato, e rigirata era all'incontrario. E dà bene seppur non dicendo niente, anche perché non è un giallo, racconta bene, c'entra bene il punto. Qua siamo di fronte a un romanzo che è già stato partito fortissimo, è già stato osannato dalla critica, e in La effetti critica più critica di tutte. è un grande romanzo. Possiamo lanciarsi e dire che è un grande romanzo italiano. Dario Ferrari, La ricreazione infinita, è uscito per Sellerio da pochi giorni. Anche sia Sellerio sia Dario Ferrari saranno ospiti di testo, e si racconta la vita giovane di due figure che sono appunto il protagonista, che è questo, credo, non conosco la biografia dell'autore, ma penso che ci sia molto di se stesso, un po' svogliato e sfiduciato, ricercatore universitario, che vince miracolosamente per un gran colpo di fortuna, un dottorato, e quindi gli viene assegnata una tesi su una figura, strana e ambigua che si muoveva fra una letteratura super marginale e gli ambienti dell'estrema sinistra rivoluzionaria, tanto da aver poi creato una banda viareggina di brigatisti e partigiani, i Ravasciol, questo Tito Sella. E le due vite, le due biografie si confondono e si intrecciano, tant'è che se la prima parte è tutta ambientata nelle sale universitarie e anche esileranti, direi, cioè la scena del convegno che viene organizzato è veramente divertente. La seconda è in prima persona, la storia di Ravasciolo e di Tito Sella, che poi diventa la tesi romanzata, che è la parte conclusiva, la terza parte, in cui lui sta a Parigi, il protagonista, e cerca di finire questo lavoro fra situazioni sentimentali e familiari che si complicano sempre di più, fino ad arrivare quasi, no, quasi, fino ad arrivare a una tragedia e a una doppia tragedia finale. È un romanzo molto bello, sono quasi 500 pagine, quindi è un romanzo importante, che mi ha colpito molto. Dario Ferrari è La ricreazione è finita, ovvero è giunto il momento di fare le cose sul serio e di smettere di giocare maliziare e a prendersi sul serio, uscito per Sellerio nel 2023, pochi giorni fa. Lascio la terra d'ombra per la nuova frontiera.